Cari amici del canale, mi trovo a Milano e ho cominciato con le maniche lunghe, ragazzi, perché la differenza termica di 10 gradi mi sta distruggendo. E in Abruzzo, dove abito, avevo 28 e qua siamo a 18. Tra l'altro, questi magazzini sempre freddi è una cosa incredibile. Mi trovo esattamente circondato dai Maxi Tower della Manì, quelli che avete visto nell'ultima recensione, mentre intorno a noi ci sono di tutte le etnie che stanno lavorando per imballare, montare, spedire, eccetera. Ebbene, ragazzi, il box Manì che oramai conoscete, l'avete visto nella recensione. È composto da due batterie da 15 kWh abbondanti. Le celle all'interno sono della Itium e sono circa 290, quasi 300 amperora. Abbiamo quindi in totale 30 kWh di batterie nel box, veramente bello, elegante, tutto metallico, con quattro ruote che sono ruote da rulli, sono rulli per trasportare merce pesantissima. E in effetti ogni batteria, insomma la sostanza più il contenitore metallico eccetera, pesa 110 kg l'una. Siamo a 220 kg con il doppio tower, più l'inverter posizionato sopra da 8 kW. E l'inverter, l'avete visto anche quello sul canale, è un 8 kW di potenza massima, ovvero 10 kV ampere. È un toroidale con l'MPPT ibrido, ovvero riusciamo a, intanto c'ho lavoratori intorno a me, riusciamo a portare al massimo 6400 watt di pannelli. Attenzione! Consiglio sempre di stare sotto. Avete visto con gli Apever, quando dico abbiamo un Apever che sopporta 50 A, 60 A, 100 A, ebbene stiamo un po' sotto per farli respirare. Quindi quello che consiglio io è un impianto fotovoltaico che ha un massimo picco di 6400 watt, sempre in VOC, ma lasciamolo sui 5000, 5500, 5800, 6000 se vogliamo, a secondo delle posizioni che abbiamo sul tetto, a secondo del luogo in cui viviamo e dell'inclinazione dei pannelli. Ci sono tante cose da tenere in considerazione per i pannelli e ovviamente potete guardare benissimo le playlist del mio canale. Ragazzi, la cosa importante, ci sono box qui in magazzino da spedire se volete farveli spedire, ovvero se abitate lontano da Milano. Se invece abitate qui nella fascia nord di Milano, dal Piemonte, Lombardia, Veneto, l'Emilia, Liguria, e volete andare a ritirarli personalmente, lo potete fare e risparmiate ovviamente il costo di trasporto. Allora, come funziona, ragazzi? Ogni tanto devo spiegarlo perché ci sono i nuovi che non sanno ancora come funziona l'acquisto, che è semplicissimo. Intanto, voi attraverso il link che c'è qua sotto vi connettete con la chat di Alibaba, quindi siete nel canale della Manì e fate tutte le domande che avete, tecniche, culturali, prezzi, situazioni varie. Quando avete chattato e volete acquistare, pagate in base alle indicazioni che vi dà la Manì, c'è cioè Yallam, che è la responsabile Italia, che è una persona tutta ad un pezzo, una ragazza veramente molto molto seria. Ebbene, una volta che avete acquistato, lei vi darà le indicazioni per ritirare direttamente da Milano, quindi ve lo venite a prendere. Qui non si fa né l'acquisto né il pagamento, perché questo è solo magazzino. Oppure, se non abitate nella fascia nord Italia, ve lo fate spedire, quindi avete da includere il prezzo che vi dirà del trasporto. Vi ricordo una cosa importante: tutte le merci sono vendute dalla Manì in DDP, ovvero non avete nessun costo aggiuntivo oltre a quello che dite a lei, definitivo da pagare. Non è come quando si acquista dalla Cina e arriva la merce sempre con sorprese che sono ovviamente dovute, ovvero sdoganamenti, IVA e tutto il resto. Qui è tutto incluso. Ragazzi, un video breve per farvi capire l'offerta che c'è adesso qua al magazzino di Milano. E questi sono box che praticamente con 30 kWh e 8 di inverter voi avete la casa autonoma. La quantità di pannelli che posizionate sono 5-6 kW di potenza massima per far respirare un po' il regolatore di carica, e a questo punto tanta produzione. Da questi poi potete connettere tutte le varie periferiche, potete anche allacciarvi, come ho fatto vedere nell'ultimo video, in uno degli ultimi video, come caricare dal generatore, e quindi potete attaccare un alimentatore caricabatterie esterno che vi dava la libertà massima. Praticamente siete off grid, bolletta staccata, generatore in emergenza, caricabatterie che non vi obbliga a creare connubi sempre difficili tra la bifase, monofase e quant'altro.
e ragazzi, avete la vostra corrente. Questa è grande soddisfazione, questo del resto è lo scopo del canale. Ragazzi, spero di essere stato chiaro, non manca nessun dettaglio, vi ho già detto tutto. Chiaramente quando arrivate sappiate che dovete portarvi via 110 più 110 più 50, sono 270 kg di roba, la sostanza pesa, e quindi venite con una macchina che possa tollerare quel peso, più voi, l'amico che deve aiutarvi a caricare, e l'amico deve essere uno che deve sollevare 110 kg. Comunque qua ci sono i muletti che possono sollevare tranquillamente. Le batterie sono separate, quindi quando arrivano da voi il bancale, cosa succede? Che voi prendete la prima batteria, sotto ci sono le ruote, quindi c'è il carrello con le quattro ruote, sopra il carrello ci va la prima batteria, sopra la prima batteria ci va la seconda, ci sono tutti i cavi e per ultimo ci va l'inverter, il tutto molto elegante come avete già visto o andate a rivedervelo il video che ho fatto. Spero di aver fatto cosa gradita ragazzi come al solito e ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto anche questo, iscrivetevi a questo canale. Buonasera a tutti.